un bellissimo nuovo Ming via con la sigla buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video vi parlerò di un nuovo Ming che trovo estremamente riuscito ed estremamente bello voi sapete che dal 2021 Ming ha Iniziato questi progetti speciali Cave, mm, eh, che sono orologi particolari, e mm, adesso ho presentato un 20.01 serie 3, che è un cronografo con calibro Hagengraf che differisce molto dalla serie 2 per una serie di cose, scusate il gioco di parole, che adesso andremo a vedere. Lo trovo un orologio splendido, ovviamente è costoso, ma non potrebbe essere diversamente, ma è splendido secondo me sia esteticamente, dimensioni a parte che mi lasciano un po' perplesso, sia per il quadrante che per la tecnica, avendo il calibro cronografico Agenor. Eh, cioè quel calibro cronografico che ricordiamo è modulare ma è un modulo centrale che è circondato da un anello che è il resto del calibro. Eh, L'abbiamo visto su diversi orologi anche sul 20.01 cronografo serie 2 di Ming ma questo ha ancora delle diversità che secondo me lo rendono più bello, più desiderabile come sempre solo pochissimi pezzi, anzi meno del solito, 20. Ma andiamo, cominciamo a vedere l'orologio. Eccolo qui, allora è 41,5 di diametro per 14,2 di spessore, quindi è un po' grandino. La lunetta è corta, è molto sottile ed è curvata, vedete che le anse sono cortissime e fortemente incurvate è In oro rosa, ma il case band, cioè la carrure, le parti laterali sono in titanio grado 5 DLC. Allora andiamo a vedere subito come è fatto il quadrante. Il quadrante è anzitutto alle quattro sfere imperniate al centro, perché questa è la versione dell'Agenor, che è tecnicamente è molto simile a quella montata dal Moser Streamliner. Quindi con quattro sfere sul carta al centro, cioè ore e minuti e secondi e minuti cronografici. Quindi non ha i dischi per indicare le ore e i minuti e, e le altre due sfere al centro per le indicazioni cronografiche. Le ha tutte e quattro al centro, quindi sembra ancora meno un cronografo. Eh, e, ehm, eh, e questo secondo me non fa altro che valorizzare l'estetica. Allora dicevo... Allora, il quadrante è fatto di borosilicato, che è il materiale che, più, che è il migliore per contenere gli alimenti, per le, per le sue proprietà. Non essendo esperto di chimica non so esattamente come è fatto, so soltanto che su questo Agenor ci sono 600 cavità ricavate al laser a forma di vortice spirale riempite a mano con super luminova X1. Così come le, le sfere sono super luminova e l'effetto è davvero, eh, davvero molto bello e notevole. E, eh, ora parliamo del calibro. Il calibro è appunto la versione manuale dell'Agengraf con eh, le quattro sfere centrali. Qui ci sono tutti i punti. Che sono rifiniti, cioè placcati in oro-rosa, e l'insieme è, è molto bello da ogni punto di vista. E nasconde, anzi, non nasconde, valorizza la complessità meccanica. Torniamo in presa frontale, e allora voglio dirvi che. Sono solo 20 pezzi, non so quali acrobazie bisognerà fare per aggiudicarseli. Eh, tenete presente che costa 43.500 franchi svizzeri. Immagino escluse le tasse, ma non ci sorprende perché la cassa è in oro, il quadrante che è comunque è complesso e eh, l'Agengraf sono un insieme che naturalmente fanno un prezzo eh, di tutto rispetto e quindi. Per me è un grandissimo orologio, eh, molto bello. Forse si contende con il Singer, il più bella, eh, la più bella realizzazione su base Hagengraf. Eh, quindi è una splendida realizzazione. Tra l'altro, non avevo detto all'inizio che nel progetto Cave avevano già presentato. Un calibro, cioè un orologio meccanico di 8,8 grammi, ehm, che ne avevo parlato in un video, così come avevo parlato della versione Mosaic. Quindi ehm, diciamo la serie top, limitati, ultra limitata, già limitata in generale Ming, ma ultra limitata. Dei Minga e devo dire, hanno fatto secondo me un bellissimo lavoro. Forse le misure sono un po' esagerate, però credo che l'orologio sia portabile. Io mi sen sento che io lo porterei, eh, ma eh, non sarei più disponibile a spendere quei denari eh, per un orologio oggi per mille ragioni, fra cui anche il mio gradimento per questo genere di orologi che è molto infinitamente meno nobile meccanicamente, ma che esteticamente eh, mi danno molto molto di più. Ma non è un confronto, eh, sono due mondi ovviamente a tutti a parte, in cui per specifiche realizzazioni e tutto quanto Ming vince, ma non so se per finiture esterne vincerebbe lo stesso Ming, sicuramente... Per realizzazione sì. Detto tutto questo, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, mettete like e proviamo ad andare avanti. Ciao!